un'altra perla di Efe, il turco moralista. Il turco moralista, cambiata, sentite, ma il turco moralista scopa con uno, dice un bel ragazzo, poi scopre che ha la moglie incinta. Vabbè, senti la reazione, capito, senti la signora Efe Ball. Mica è la sacra rotta, ma che c'è? Non è la sacra rotta, scusa. Ho fatto l'amore con un bellissimo ragazzo. Bellissimo. So che poverino è durato pochissimo. Alla fine, quando abbiamo finito di fare l'amore, lui mi dice così: sai, è perché da 3 mesi che non faccio nulla. Ma come mai? Insomma, non ti manco nulla? Lo so, però la mia compagna è incinta, così non facciamo più l'amore. Come? Cosa? La mia compagna è incinta, cosa vuoi dire? Allora cosa ci fai qua? Con me? Dai, ma non si può! Comunque ragazze, anche quando siete incinte, secondo me potete trovare qualche modo per accontentare i vostri uomini. Perché se non lo fate, questi qua vanno in giro e vi tradiscono, capite? Il mondo funziona così. Fate l'amore con i vostri mariti, con i vostri compagni, fidanzati. Altrimenti sono guai. Ciao. Ma che gliene frega a lei che cosa sono i suoi clienti? Se i suoi clienti hanno le mogli incinta, che cosa gliene frega al turco? Che gliene frega? Ma che gliene frega al turco? Gianrico da Milano, vai Gianrico, dimmi. Pronto, ciao. Comunque, secondo me è tutta sta discussione Putin. Oh Crucio, dite ad Efe Ball di fare poco la moralista, perché se inizia a recitare, a sputtanare quelli sposati che vanno a scopare con lei, incomincia a fatturare al massimo 10 euro al mese. Effettivamente la svolta moralista della signora Efe Ball è incredibile. Io gli farei una telefonata alla signora Efe Ball per capire questa svolta moralista. È sempre pericoloso. No, tanto live. Non ha nulla da fare, risponderà subito. Dici? No, ma vedrai, risponde. Sì, non è niente da fare, nulla, zero. Assolutamente. Uno. Eccoci. Pronto? Infatti. Oh, ciao, come va? Sono signora... a Pisa, lo sai. Ah, in tour, sei in tour a Pisa. Dunque sì. Sei tra un cliente e l'altro praticamente, sicuramente, ti abbiamo beccato. C'ho anche un cliente adesso qua. Ma figurati. Sai cosa sta facendo mentre parlo con te? No, non voglio saperlo. È meglio non saperlo. Sono sicuro di non volerlo sapere. Possiamo immaginare cosa sta facendo questo cliente. Questo cliente. Possiamo immaginare cosa non sta facendo. Non sta sicuramente leggendo il Corriere Stavo della Sera. Un sole 24 come ore. Va? State bene. Buona no, Pasqua. Dicevo. Sì, buona dicevo, Pasqua. Sono le due cose messe insieme. Dicevo, facciamo la lista di quello che sicuramente non sta facendo. Non sta leggendo il Sole 24 Ore, non sta leggendo la rivista Limes, non sta leggendo il libro dell'ultimo premio Strega. Tu leggi cosa diventi? Sei il più grande coglione d'Italia se tu leggi tutto questa cosa qua. No, dire, dicevo il mainstream, sicuramente... lui legge i giornali del mainstream, Parenzo, del mainstream, certo. Scusami cara Efe, metti bene il telefono innanzitutto. Il fatto che tu sei in tour a Pisa smentisce quello che dice Parenzo, che dice che sostanzialmente tu non lavori e non fai un cazzo ed è tutta una finta. Lei è in tour, è in tour, guadagna un fracco di quattrini, è in un tour a Pisa dove viene richiesta. Quanti appuntamenti fai oggi per esempio a Pisa? Ieri sono arrivata verso le 3 di pomeriggio a Pisa perché ci vuole 3 ore di viaggio, dalle 3 fino alle 10 ho fatto 11 clienti. Dalle 3 alle 10 11 clienti, che cazzo hai fatto? 11 clienti? Cioè, Ma perché durano 20 minuti, mezz'ora? Durano poco, sì, durano poco. Ma tu ci credi? Durano poco, sì, ci credo, certo che ci credo, assolutamente ci credo. Scusa signora Efe Ball, le volevo chiedere una cosa, a che cosa dobbiamo la sua recente svolta moralista? Cioè lei l'altro giorno, beh è una cosa incredibile, l'altro giorno, e questo mi fa molto incazzare, nel senso che incazzare per modo di dire, chi se ne frega, però comunque è una cosa che fa pensare, perché se uno si incazza con i clienti che hanno i figli, che hanno le mogli incinta. Ma no, ma io credo che anche il tradimento deve avere un limite. Un limite. Certi siccome quando vedo uno che magari deve andare a prendere la moglie dopo 10 minuti che fanno scopata con me, anzi si fa scopare da me, sì. O piuttosto quando vedo uno che mi vuole baciare, succhiare per ore e ore, anche no, per va bene, va al
compleanno della sua moglie, allora sì, lì purtroppo reagisco. Ma come non ha torto dire su tutto questo. Ma come non ha torto? Stai dando, aspetta, stai dando ragione a Defeball, David, scusami. No, però dico che in fondo sì, su questo ha ragione, cioè certe cose sono inaccettabili, cioè sono inaccettabili. Che tutti, allora, ma scusa, ma che te ne frega, scusami, scusami, la vita una volta sola si vive, si dovrebbe vivere bene. E appunto, ma che te ne frega? Ogni cosa ci dovrebbe essere un limite. No, veramente non ci riesco, non ci riesco più. E baciare o succhiare o farmi succhiare degli uomini che dopo 10 minuti devono andare a vedere la loro moglie. Ma che te ne frega a te? Ma io questo però è benvenuta nella scoperta, però mi sento colpevole, non voglio andare in inferno, voglio andare in paradiso. Ma in paradiso non ci puoi andare, scusa, posso dirti una cosa, nonostante tutti i tuoi sforzi in paradiso non andrai. Ho fatto godere più di 20.000 uomini negli ultimi 20 anni, perché non dovrei andare in paradiso? Ma secondo me io non credo, scusami Efe, io non credo né al paradiso né all'inferno, e dunque per me puoi andare dove ti pare, per cui non è quello il punto. Però se uno, anche se uno, se uno invece deve credere al paradiso, crede in queste cose qui, io sono sicuro che comunque tu, purtroppo dico, secondo i canoni classici, caro Parenzo, Efe Ball non può andare in paradiso, ma diciamo, so io, ma non credo, questo mi interessa poco, un fatto e l'altro nomino sempre il Dio, io cioè, prego sempre credente. Prima di andare io sono molto credente, in teoria sono musulmana perché sono nata in Turchia, ma ovviamente non posso praticare visto che prendo nel culo ogni giorno quasi. Appunto. Vabbè, adesso questi dettagli poi, vabbè, sono una poco, diciamo. Quindi anche di questo punto di vista, poi succhio ogni giorno di questi cazzi, quindi va bene, questo anche motivi non importa, posso praticare la religione, ma io sono molto credente. Sì, ma credente in che cosa? Che sei? Che è musulmano o cattolico-cristiana? No, sono nato in Istanbul, quindi sono automaticamente musulmana, ma non sono mai stato in una moschea, nemmeno in una chiesa. Io prego da sola. Sarà a casa. Contento? Ma che cosa sarà preghi contento da sola quell'autocrate di Erdogan, quel signore, quell'autocrate di Erdogan? Io adoro Erdogan. Draghi è peggio di Erdogan. Beh, insomma, abbiamo visto qua. Tutti. Eccola qua. Draghi eccola è peggio qua. Di Erdogan. Draghi Erdogan è un dittatore, signora Efe Ball. Allora, ovviamente niente, ma tra 3-4 mesi, quando pagheremo 5 volte di più il gas che prendeva che prezzo è più basso dagli americani, capirai che Draghi è peggio di Erdogan. Beh, amica mia, la grande teoria, signora, scusami Efe, una piccola parentesi, dobbiamo prendere il gas o dei americani o dell'Algeria e da qualche altra parte, quindi pagheremo di più. Tra l'altro voglio dire una cosa per dare ragione un po' a Efe Ball, non è che prendiamo il gas da paesi, lasciamo perdere l'America, Algeria e altri paesi che sono, come dire, no, delle perle di democrazia. Continuiamo. Secondo me devo un attimino dare un bacio alle palle dei miei clienti, scusa. Sì, prego, importa, faccia pure, prego, baci le palle dei suoi clienti. Scusi un attimo, signora Ball, tutto in diretta, tutto live, tutto live, caro David, ferma un attimo, stai zitta un secondo, tutto live, dai David, live, il bacio alle palle dei clienti, dai, hai sentito, davvero c'è un cliente che ha pagato e vuole godere. Sì, scusi un attimo, signora Efe Ball, scusi un attimo, una piccola parentesi, poi riprendiamo il suo discorso moralista. La cosa incredibile è che mi sembra lei, che è abituata, pur abituata alla democrazia qui in Occidente, fa il tifo per il signor Putin, se non sbaglio, o sbaglio? Io adoro Putin. Putin ecco è stato qua. Messo in castigo. Alla fine ha risposto tutti: Putin è cacca, Putin è merda, Putin dittatore, Putin cattivo. Sì. Li hanno messo in castigo. Alla fine lui, giustamente che sia, ha messo. E i signori ucraini, la democrazia in Ucraina e lo Stato che è stato invaso. Ucraini sono colpevoli perché hanno scelto un comico come presidente di consiglio. Sì. Quindi prima di andare a votare, forse dovevano pensare due volte, anche tre, che andava in questa signora qua e suonare la chitarra. Fino a pochi secondi fa. Se tu fai vincere un comico e fai diventare presidente di consiglio, poi dopo devi ovviamente affrontare le conseguenze. L'analisi è chiarissima. Parenzo che dice? Sono sempre per Putin. No, Parenzo dice che fino a pochi secondi fa la stimabile signora
si stava occupando con un suo cliente di chissà quali tipi di rapporti e di relazioni, non certo internazionali. Stava facendo godere, non lo so, una relazione, improvvisamente, diciamo, sì. Chiamata al telefono da Radio 24, Radio della Confiducia, si lancia in paragoni arditi, tra i quali spicca tra tutti il paragone tra Erdogan e Draghi, sostenendo che quest'ultimo sarebbe meno democratico di quello schifoso autocrate. Abbia pazienza, lei si occupi della cosa che stava facendo, delle palle che del mi cliente, pare, diciamo, dello scroto, so, dello scroto, mi pare del che cliente. Lì, non voglio neanche pensarci, che mi pare che lì nel ramo sia un'esperta, però non si addentri in valutazioni geopolitiche che francamente ne competono già meno. Scusi signora Balla, però ecco qua sta godendo di nuovo. Scusi signora Balla, però c'è una cosa molto chiara che volevo dirle, tornando ai discorsi che sono un po' più sulla cappella. No, ma è un attimo, signora Balla, però scusi, abbia una certa decenza, siamo sempre, pur sempre nella radio di Confindustria, mantenga un atteggiamento serio, un atteggiamento composto. Poi quello che succede lì sul letto non ci interessa. No, ho capito, ma ho capito, ma non ci interessano i dettagli a noi qui, non ci interessano i dettagli. Scusi, signora, che c'è? No, Febo, giù, signora Balla. Allora, signora Balla, io non capisco bene che cosa gliene frega a lei, che cosa gliene frega a lei, signora Balla, se uno che lei ha incontrato recentemente, dopo si è scoperto che ha la moglie incinta o la ragazza incinta, che cosa gliene frega a lei? Mi sento colpevole, mi sento davvero colpevole, divento, cioè, rimango delusa al nome della moglie. Abbiamo messo anche la musica. Abbiamo messo anche la moglie della fidanzata, che carina, davvero mi sento colpevole. Abbiamo non messo anche la musica. Sono così cattivo. Allora, anch'io qualche volta sto male, anch'io qualche volta soffro e soffro per queste donne, davvero. Cioè tu soffri per le donne, soffri per... Bene, lasciamo questa musica molto bella in chiusura. Per le donne che i mariti vengono a succhiare il mio cazzo per un'ora. Ma questo abbiamo capito, adesso insomma, ancora una volta non c'è bisogno di specificare, lei ride, ma non c'è bisogno di specificare, lo sappiamo, lo possiamo immaginare quello che fanno i mariti con lei, l'abbiamo detto più volte, non c'è bisogno di tornare sempre sullo stesso argomento, non sia sempre così esondante, non sia sempre così... Non sia ma sempre... La prossima sono a Piacenza, se vuoi venire a trovarmi. Ma no, ma no. Non si però, no, però signora Balla, allora io non ho capito bene, lei si veramente ogni tanto si pente di quello che fa? Qualche volta sì, però dall'altra parte penso che in Italia ci sono più di 100.000 prostitute, quindi anche che io non avrei lavorato così, non avessi fatto questo lavoro, ci sono altre 100.000. Però dentro di te senti una stretta al cuore quando sai che quell'uomo andrà a incontrare sua moglie, e quando sai che magari va a incontrare una ragazza che è incinta, eccetera eccetera, e poco prima è stato con te, ti viene un po' una stretta al cuore. Esatto, esattamente così. Forse quel poco umana che sono è così. Purtroppo è così, davvero ciao. È così. Ciao Efe, ciao. Voglio bene. Ciao. Voglio bene. Signora Efe Ball, signora Efe Ball. Francesco, provincia di Matera. Voglio concludere con Francesco della provincia di Matera. Vai Francesco.